il rumore degli antichi trattori torna a farsi sentire a Ponte Aburiano, quel fazzoletto di terra toscana che porta con sé arte, storia e tanta cultura. L'antica battitura, con le restrizioni purtroppo dovute al Covid, è tornata dopo lo stop del 2020. E noi non ci arrendiamo, cerchiamo di continuare le nostre attività. Speriamo che sia l'ultima volta che la facciamo a scartamento ridotto, perché dal prossimo anno si spera di essere fuori, si spera almeno, e quindi di fare le cose con più la passione c'è sempre, ma maggiormente organizzata. Una giornata bellissima che si è conclusa con la cena contadina sulle rive dell'Arno. Volgendo lo sguardo a quel ponte che Leonardo da Vinci scelse per lo sfondo della sua Gioconda, con un grande rammarico, confermato anche dall'architetto Massimo Ricci, studioso della cupola del Brunelleschi, ancora questa bellissima opera d'arte non è stata messa in sicurezza. Siamo rimasti alla fine dei lavori di restauro, che hanno comportato appunto la riparazione di alcune strutture, ma quello che secondo il mio punto di vista e anche quello che mi dimostravano i calcoli che ho presentato un paio d'anni fa alla conferenza Arezzo sulla curva delle pressioni che passa da dente all'intradosso delle volte, perché sono archi parecchio slanciati, quindi la curva delle pressioni la passa molto vicina all'intradosso, dove l'arco si tiene su per compressione fra le pietre che lo compongono, ha perso il materiale dei giunti. Quindi non importa, e poi per di più non è un arco fatto con i conci di pietra, ma è un arco fatto con delle schegge, con degli scapoli di cava, come si dice, con delle schegge, una muratura molto povera, che per il suo equilibrio c'ha bisogno della stabilizzazione data dalla malta che c'è fra giunto e giunto. A questo punto, come fece anche vedere pubblicamente, io non so più cosa fare. C'è dei punti in cui l'introdosso di questi archi hanno perduto quasi il 60% di materiale. Voglio sapere che si aspetta a reintegrare questi giunti che si sono persi nel tempo, dovuto alle vibrazioni indotte dai traffici. Mi stanno dicendo che addirittura il traffico pesante sta continuando ancora, e quindi, tirando le somme, che viene fuori? Viene fuori questo: che il traffico pesante o il molto traffico produce vibrazioni. Le vibrazioni producono dei distaccamenti dei giunti che ci sono fra gli elementi litici che compongono le volte. Nonostante si sia fatto vedere queste grosse carenze in vari punti delle strutture, che succede? Succede che invece siamo arrivati ai dunque e nessuno ha fatto nulla. Io non so dove si intenda provvedere, ma uno dei primi lavori che bisogna mettere in ponte, prima di tutti gli altri, è questa, la saturazione di questi vuoti che col tempo si sono creati, per mettere in sicurezza le volte dell'arco, perché nessuno può prevedere quanto questa situazione può durare.